Rinviato al 14 gennaio dell'anno prossimo il processo nei confronti dell'ex sindaco di Licata Angelo Balsamo. Con lui sono imputati anche altri due licatesi. La vicenda si riferisce ad un presunto falso incidente. Nella prossima udienza sarà sentita una testa chiave dell'inchiesta. Recapitati oltre 4.000 avvisi tra Licata e Palma di Montechiaro per il pagamento dei ticket a chi ne ha usufruito senza averne diritto. La segnalazione del licatese Alfredo Cacciatore, che dice di essere vittima di un errore. Desolante visione di uno spoglio albero di Natale in piazza Progresso a Licata. L'ironia corre sul web, tra serio e faceto su Facebook si leggono commenti poco lusinghieri. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Alfa. La cronaca giudiziaria in apertura: è stato rinviato al 14 gennaio 2015 il processo nei confronti dell'ex sindaco di Licata Angelo Balsamo e di altri due coimputati, Francesca Bonsignore e Carmelo Malfitano. La vicenda giudiziaria si riferisce ad un incidente stradale ritenuto falso dagli inquirenti, che avrebbe fruttato un ingiusto profitto nei confronti di un privato, Marianne Casaccio. I particolari. Entra nel vivo al Tribunale di Agrigento la fase dibattimentale del processo nei confronti dell'ex sindaco di Licata, Angelo Balsamo, accusato di avere taroccato un incidente stradale al fine di far ottenere un ingiusto profitto ad un privato, Marianne Casaccio. L'udienza è stata rinviata al 14 gennaio 2015. Nel processo sono coimputati Francesca Bonsignore, che secondo l'accusa avrebbe testimoniato il falso, e Carmelo Malfitano, titolare di una impresa funebre che sarebbe intervenuto in un secondo momento per dirimere la diatriba tra Balsamo e Casaccio. Marianne Casaccio, la madre del ragazzo protagonista dell'incidente che per la procura è stato falsificato, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Marino, in questo procedimento è parte offesa, mentre per l'accusa che gli è stata contestata ha chiesto di patteggiare la pena. Il prossimo 14 gennaio sarà sentita una delle due testimoni chiave dell'inchiesta, cioè Deborah Paino, che avrebbe materialmente proceduto ad una registrazione carpita senza che l'avvocato Balsamo ne fosse a conoscenza nello studio professionale del legale, poi diventato sindaco di Licata e costretto a dimettersi in seguito all'applicazione delle misure cautelari nei suoi confronti. L'inchiesta, che il 13 gennaio scorso ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per Balsamo e Bonsignore, è partita da una segnalazione anonima alla polizia di Palma di Montechiaro. Ai poliziotti, ma anche alle redazioni di alcune emittenti TV e all'indirizzo di alcuni giornalisti, era stato recapitato un CD con la registrazione di un colloquio privato tra Balsamo e Casaccio, in cui veniva detto a chiare lettere che il risarcimento ottenuto dalla signora Casaccio era illecito perché l'incidente era falso, ma grazie ad alcune manovre era stato possibile vincere la causa. L'avvocato Balsamo ha sempre negato tutto e si è difeso soltanto dicendo che alcune frasi dette nella registrazione erano solo vanteria. Adesso il processo prosegue il suo corso, prossima udienza il 14 gennaio dell'anno prossimo. Ancora cronaca: celebrati ieri a Naro i funerali di Alina Condurà, che è la ragazza romena di 20 anni uccisa con due colpi di pistola dal fidanzato, il palmese Angelo Azzarello. Tutta la comunità si è stretta attorno ai familiari della vittima, ha osservato il lutto cittadino. Sentiamo. Si sono svolti nella chiesa di San Francesco a Naro i funerali di Alina Conduraghe, città in cui la sfortunata ragazza abitava già da alcuni anni insieme alla madre e nella quale voleva tornare dopo aver troncato la relazione con il fidanzato Angelo Azzarello. Ma proprio quella scelta di comunicare al giovane palmese l'intenzione di lasciarlo avrebbe scatenato, secondo gli investigatori, la reazione del bracciante agricolo, che avrebbe poi portato alla morte della 22enne romena. Azzarello, secondo l'accusa, avrebbe sparato ad Alina al seguito di un alterco scaturito dalla decisione della ragazza di interrompere la relazione. Ad accogliere la salma di Alina in chiesa c'era la madre della ragazza, distrutta dal dolore, sostenuta da numerosi amici che la figlia aveva a Naro. C'erano tanti giovani che conoscevano Alina, il parroco Don Stefano Casà, che ha celebrato le esequie, e il vice sindaco di Naro Lidia Mirabile. La nostra comunità, dice l'amministratore, è stata molto colpita dalla tragica fine di Alina. La ragazza era molto solare, fresca, bella, lavorava con un impegno ed era molto apprezzata, era completamente inserita nel tessuto sociale della nostra città, così come la madre. D'altronde viviamo qui in maniera serena e costruttiva la presenza della folta comunità romena. A proposito della madre di Alina Conduraghe, l'amministrazione comunale di Naro, guidata dal sindaco Calogero Cremona, ha deciso di aiutarla a sostenere le spese del funerale.
La nonnina di Licata, Maria Di Francesco, è deceduta alla veneranda età di 106 anni. La notizia non è passata inosservata al presidente del Consiglio Comunale, Saverio Platamone, che è intervenuto sulla vicenda. Licata perde la nonnina più anziana, la signora Maria Di Francesco, di ben 106 anni, che nel prossimo mese di gennaio avrebbe compiuto 107 anni. Avendola conosciuta, dice Platamone, mi piace ricordarla nella sua semplicità e riservatezza, fino al punto da non avere mai voluto che i suoi compleanni venissero festeggiati pubblicamente. Approvato l'ordine del giorno dei capigruppo della maggioranza sulle trivellazioni che impegna il governo regionale a mettere in atto ogni azione affinché l'utilizzo delle aree territoriali non sia stabilito con provvedimenti unilaterali dal governo nazionale. Ma Crocetta ha dichiarato apertamente di essere favorevole alle trivellazioni, spiegando ciò che di positivo potrebbero portare le ricerche petrolifere in termini di lavoro ed occupazione nel nostro territorio. Il voto è arrivato proprio nel bel mezzo delle polemiche confusioni in aula. Sentiamo la cronaca della giornata in questo servizio di Ilaria Greco. Di nuovo in sala d'Ercole per parlare delle trivellazioni con un ordine del giorno dei capigruppo della maggioranza che impegna il governo a mettere in atto ogni azione affinché l'utilizzo delle aree territoriali non sia stabilito con provvedimenti unilaterali del governo nazionale. Questa volta il presidente della regione Rosario Crocetta era presente, ma il suo esordio non è certo stato dei più concilianti. Avete creato un mostro immaginario, esordisce Crocetta. L'attività industriale in sé non è un crimine, spiega durante il suo lungo discorso fatto senza prendere fiato. Se impediamo le trivellazioni saremmo l'unica regione al mondo che non sfrutta la ricchezza naturale del proprio sottosuolo per dare nuove opportunità occupazionali ai suoi abitanti e contribuiremmo quindi all'indebitamento dell'Italia, che dovrebbe continuare a importare petrolio quando invece ce l'ha. Per Crocetta, tra l'altro, è ingiustificato parlare di rischi ambientali. Dove sta il rischio se il petrolio estratto passa da un tubo a un altro? Chiede Crocetta a gran voce ai presenti in aula, suscitando un forte vocio. Inoltre, su quali basi potremmo impedirlo? Chiede ancora Crocetta, quasi ammutolendo la platea. Su quali basi la regione siciliana potrebbe mettere un divieto assoluto? Lo ignoriamo. È miope, illogico, irrazionale, illegale. Ma il presidente rassicura che non sarà data nessuna autorizzazione che non sia rispettosa dell'ambiente, del paesaggio e della salute dei cittadini. Gli obiettivi sono quelli di dare lavoro ai siciliani. Si faranno lavorare, infatti, come rassicura Crocetta, solo quelle aziende che hanno sede legale in Sicilia, così che la nostra isola potrà incassare le imposte pagate sull'attività produttiva. Anche il presidente dell'ARSAR Dizzone è intervenuto, esprimendo la sua opinione. Stiamo portando le lancette indietro di 60 anni in Sicilia, a quando la scoperta del petrolio nel nostro sottosuolo riaccese la speranza nei siciliani. Ma non è vero, sottolinea Ardizzone, che le imposte di produzione pagate in Sicilia rimarrebbero in Sicilia. Per questo è necessario far approvare al Parlamento nazionale la modifica dell'articolo 36 del nostro statuto. Dopo i due presidenti è iniziato il dibattito con gli interventi di un solo rappresentante per gruppo. Per il Movimento 5 Stelle è intervenuto l'onorevole Valentina Zafferana. L'Aula deve decidere se votare o meno un ordine del giorno preparato dalla maggioranza, ha detto infuriata la cittadina pentastellata. Anche noi abbiamo preparato un ordine del giorno a firma di Matteo Mangiacavallo. Noi non ci arrendiamo alla politica del meno peggio. La deputata ha elencato poi una lista dei disastri ambientali legati all'estrazione petrolifera. La ricerca petrolifera e la raffinazione sono modelli fallimentari per la Sicilia, ha detto Gino Ioppolo della lista Musumeci, e non capisco perché stiamo discutendo un nuovo ordine del giorno quando il 12 novembre scorso abbiamo votato e approvato quello del Movimento 5 Stelle di uguale contenuto, che anzi si spingeva fino a chiedere il blocco dell'articolo 38 dello Sblocca Italia. Ardizzone ha ribadito quindi che anche nel rispetto dell'ordine del giorno già votato, la discussione serve per trovare una soluzione politica e legislativa prima che giudiziaria.
Se non si raggiunge l'obiettivo, chiarisce Ardizzone, rimane valido l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che impegna il Presidente della Regione ad impugnare per incostituzionalità la legge di conversione del decreto legge cosiddetto Sblocca Italia nelle parti ritenute incostituzionali. L'ordine del giorno dell'onorevole Ferrandelli è già stato assorbito. A questo punto scoppia il putiferio, mentre il deputato del Partito Democratico Ferrandelli chiedeva invano di prendere la parola e mentre i parlamentari Ioppolo, Musumeci e Assenza lasciavano l'aula, il presidente dell'ARS ha messo ai voti l'ordine del giorno, che è stato approvato. È stata presentata una interrogazione parlamentare al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a firma del deputato di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, Erasmo Palazzotto, sul caso relativo al degrado in cui versa la foce del fiume Salso e l'area demaniale compresa tra la sponda destra del fiume e il porto turistico di Licata. Il caso era stato sollevato dall'associazione A Testa Alta. Così non va, è lo slogan scelto per lo sciopero nazionale di domani, 12 dicembre, lo sciopero proclamato da CGIL e UIL per esprimere contrarietà sulle scelte del governo Renzi e sostenere le proposte sindacali in merito alla riforma della pubblica amministrazione, del Job Act e la legge di stabilità e la politica economica. Le due confederazioni sindacali con la mobilitazione di domani chiedono al governo di cambiare il verso delle politiche inefficaci e sbagliate, un cambiamento che possa così finalmente contrastare il lavoro debole e precario, cancellare le iniquità della legge Fornero sulle pensioni, tutelare i lavoratori ingiustamente licenziati. CGIL e UIL avanzano inoltre alcune proposte come l'universalizzazione degli ammortizzatori sociali, aprire rapidamente la contrattazione dei servizi pubblici nei settori pubblici, investire realmente in vere politiche attive per il lavoro e contrastare la lotta alla corruzione, all'evasione, agli sprechi, agli appalti al massimo ribasso. Ad Agrigento la manifestazione si terrà con un concentramento previsto per le 9 in piazza Cavour, da cui partirà un corteo per concludersi a Porta di Ponte, dove si terranno i comizi conclusivi dei segretari generali provinciali di CGIL e UIL Massimo Raso ed Aldo Broccio. E possibili disagi domani a Licata e negli altri 6 comuni consorziati con la Dea dell'Ambiente per l'adesione degli operatori ecologici allo sciopero nazionale. Alle motivazioni che hanno portato i sindacati ad indire lo sciopero si sono aggiunte anche questioni locali come il mancato pagamento nei termini previsti degli stipendi. Il commissario della Dedalo però invita i sindacati a revocare lo sciopero e annuncia che presto si procederà alla liquidazione delle spettanze. I particolari. Domani gli operatori ecologici della Dea dell'Ambiente aderiranno allo sciopero nazionale proclamato da CGIL e UIL, perciò i rifiuti non verranno raccolti a Licata, Palma di Montechiaro, Naro, Camastra, Campobello di Licata, Ravanusa e Canicattì. I sindacati, secondo quanto annunciato da Antonio Morreale, commissario straordinario del lato AG3, alle motivazioni nazionali hanno aggiunto anche quelle locali. Le organizzazioni sindacali, si legge in una nota diffusa da Morreale, hanno ulteriormente inserito per la dell'ambiente, società in liquidazione, motivazioni aggiuntive quali mancati pagamenti. Però il commissario Morreale tiene a precisare che il comune di Palma di Montechiaro ha già effettuato il mandato di pagamento il 5 dicembre scorso, il comune di Campobello di Licata sta elaborando la determina di pagamento, il comune di Naro e il comune di Camastra hanno provveduto ad inviare il mandato di pagamento alle proprie tesorerie rispettivamente il 4 dicembre e il 9 dicembre. Inoltre, non appena la liquidità di tutti i comuni sarà nella disponibilità della gestione commissariale, si procederà rispettivamente al pagamento delle spettanze ai lavoratori e dei relativi cantieri. Dopo queste premesse, il commissario della Dea dell'Ambiente ha invitato i sindacati a revocare la propria adesione allo sciopero per le motivazioni strettamente legate alla società d'ambito. Qualora l'adesione allo sciopero venisse confermata, la Dea dell'Ambiente assicurerà nei comuni interessati i servizi minimi previsti dall'accordo nazionale di settore. Adesso occupiamoci della segnalazione di un cittadino di Licata, Alfredo Cacciatore, che convive da anni con una forma di invalidità, lamenta il fatto che l'ASP gli ha chiesto il pagamento dei ticket per una errata dichiarazione. Sentiamo. L'ASP di Agrigento batte cassa e per cercare di recuperare soldi dagli utenti che hanno usufruito di servizi medici e sanitari ha revisionato gli elenchi degli aventi diritto all'esenzione del ticket. Risultato?
Tra Licata e Palma di Montechiaro sono state recapitate circa 4.000 cartelle di pagamento a chi ha usufruito dell'esenzione, mentre secondo l'ASP non ne aveva diritto. Ma tra queste 4.000 cartelle di pagamento ci sono anche casi di errore commesso dall'impiegato addetto allo sportello esenzioni, che con molta superficialità ha redatto i questionari. È il caso del licatese Alfredo Cacciatore, che da anni convive con una patologia grave al quale per un mero errore l'ASP chiede il pagamento dei ticket. Alla base della richiesta un'errata trascrizione della motivazione per l'esenzione. Cacciatore infatti ha dichiarato di essere disoccupato, ma in realtà l'operatore avrebbe dovuto scrivere che l'esenzione era giustificata dalla patologia del paziente. Ho un handicap e vivo con un mezzo dell'ospedale. Vendola me l'ha dato all'ospedale, e per darmela la vendola mi doveva avere l'invalidità e mi hanno dato la vendola. Però arrivando a un certo punto il medico dice: devi andare a fare l'esenzione del ticket. Arriva all'ospedale, agli uffici dell'ospedale, cosa fa? Istintamente, ignorantemente, in buona fede, ho detto: disoccupato, ma io avevo la patologia che mi aveva dato l'ospedale. E io ho qua, adesso ve la faccio vedere la patologia, perché sono stato ricoverato all'ospedale. Sono andato dai signori, sicuramente non sono medici, a Santa Maria non sono medici, saranno sicuramente degli impiegati che stanno dietro un mucchio di carta. Gli ho spiegato che l'ho fatto in buona fede, ma ha risposto a una cosa che mi ha offeso tanto. Uno degli impiegati: la legge non ha messo ignoranza. Mi sono sentito così male, sono andato via. Quando l'è arrivato da pagare? Circa 500 euro, da una visita che faccio normalmente, che continuo sempre a fare. Per quali anni? Il 2012. Soltanto per il 2012? Soltanto il 2012. Ma io ero già invalido. Quindi praticamente alla base di questo c'è, loro hanno visto, lei ignoranza mia, io faccio una dichiarazione. Non è soltanto sua l'ignoranza, perché pare che queste cartelle siano arrivate a 4.000 persone, sì. Quindi 2.700 a Licata, 1.300 a Palma, tutto il distretto. Quell'impiegato che ho parlato io mi ha detto: non c'è niente da fare, lei può andare da qualsiasi parte, può andare, vada soltanto lì all'ufficio dell'ospedale e si informi come la deve pagare. Ha pagato già la cartella? No. Non intende pagarla? No, non intendo pagarla. Io, se ci sarebbe un ufficio di poterlo denunciare, lo denuncierei, e sono andato da un avvocato adesso. Che non è che si può fare che in buona fede faccio una cosa, non è penale. La patologia comunque c'è, riscontrabile? Ma sì, ce l'ho riscontrabile. Sono andato di nuovo all'ospedale, mi sono fatto fare, cambiare dall'esenzione del ticket, me lo sono fatto fare in patologia e me l'hanno fatto. Mi hanno fatto il documento in patologia e io ce l'ho. Ora ufficialmente ciò. Mi hanno fatto pagare la casa del SIC, tutte le visite che avevo fatto nel 2012. Ma io vivo con un mezzo da un ospedale. L'ospedale. Pneumologia, io non respiro. Per respirare, adesso già mi sono stancato e devo andare a casa a mettermi l'ossigeno. Se non dovevo scendere con la bomba d'ossigeno. Mi ha dato l'ospedale, la bomba d'ossigeno. Quindi più patologia di questa, insomma. Ormai lo faccio in buona fede, ma adesso cosa fai? Adesso sono disoccupato, che non lavoravo. E per questo la legge non è messa ignoranza. Ma dove si crede di essere? In Afghanistan. Quello impiegato è da toglierlo da lei. Gli mettono un medico che capisce che l'ammalato è ammalato. Lì non sono medici. Mandano a casa. Come fanno? Li pagano e la lasciano a casa, ma lì non possono stare con gente malata. Intanto a Caltanissetta la Guardia di Finanza ha denunciato 14 persone, di cui 10 per avere dichiarato il falso nella produzione di documenti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, ed altre 4 persone per false dichiarazioni dei redditi allo scopo di usufruire di esenzioni sulle prestazioni sanitarie. La Guardia di Finanza ricorda che questi reati sono puniti con una reclusione in carcere da 1 fino a 5 anni e con una multa da 300 a 1.500 euro. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità. Torneremo subito dopo con le altre notizie e gli altri servizi del TG Alfa. Parleremo anche di precaria, tra poco.
La seconda parte del TG Alfa, sindaci e sindacati si sono incontrati ieri a Palermo per discutere del problema dei precari degli enti locali. Il Presidente della Regione Crocetta ha assicurato che il Governo si sta impegnando anche economicamente a risolvere l'annosa questione. Presente anche il Sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo. Il servizio è di Ilaria Greco. I rappresentanti sindacali e una rappresentanza di sindaci provenienti da tutta la Sicilia si sono incontrati a Palermo per discutere della stabilizzazione dei precari nei comuni e per incontrare il presidente della regione Rosario Crocetta. Ci sono speranze per i precari siciliani, il presidente ha infatti ribadito la disponibilità del governo ad aiutare i comuni. Alla fine di un lungo incontro Crocetta ha proposto una soluzione praticabile, accantonare un fondo perenne che possa servire al pagamento degli stipendi per i 20.000 precari, un fondo speciale che sostenga la causa dei lavoratori, ribadendo però che la regione non può obbligare i comuni a stabilizzare i precari, ma gli stessi sindaci possono farlo tenendo conto della disponibilità in bilancio e facendo leva sull'opportunità che la regione metterebbe in campo già da subito. Previsto un incontro con l'assessorato al lavoro lunedì mattina con la dottoressa Corsello e i sindacati per fare il punto della situazione, mentre già stamattina il presidente è volato a Roma per un'audizione col Consiglio dei Ministri. Presenti all'incontro anche alcuni deputati, fra cui l'agrigentino Giovanni Panepinto. Tra i sindaci presente anche Carmelo D'Angelo, sindaco di Ravanusa. Siamo andati a Palermo con i precari per difendere la dignità dei lavoratori che sono diventati indispensabili per la funzionalità degli enti locali, ha dichiarato D'Angelo. Il presidente Crocetta ed il dirigente dell'assessorato al lavoro Corsello si sono impegnati per modificare una normativa che consenta la proroga per i lavoratori, la storicizzazione della spesa nel bilancio della regione e l'avvio del processo di stabilizzazione. Una giornata estenuante, ha concluso, ma credo che ne sia valsa la pena. Ed intanto il commissario del comune di Licata, Maria Grazia Brandara, ha assicurato ai precari in servizio presso l'ente il suo intervento per l'attivazione del piano di stabilizzazione. Lunedì si terrà un nuovo incontro. Sentiamo. Arriva dal commissario straordinario del comune di Licata, Maria Grazia Brandara, la prima risposta ai precari dell'ente che ormai da 12 giorni sono riuniti in assemblea permanente nell'aula consiliare del municipio. Lunedì prossimo, sono le parole del commissario Brandara, faremo decollare il piano triennale di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che ormai da molti anni lavorano per il comune. Il via libera arriverà subito dopo il confronto con i rappresentanti delle segreterie provinciali della funzione pubblica, previsto per le prime ore del mattino di lunedì. Certo, dobbiamo attenerci ai numeri di cui siamo in possesso, ma confermo la mia vicinanza ai lavoratori e l'invito ad avere fiducia. Il confronto tra il commissario straordinario del comune e le organizzazioni sindacali, già programmato per lunedì prossimo, sarà preceduto comunque da un incontro con il segretario generale del comune Lucio Guarino e con i rappresentanti aziendali dei sindacati. Intanto i precari continuano a rimanere nell'aula consiliare. Anche ieri hanno annunciato che non lasceranno il municipio fino a quando la questione che li riguarda non sarà risolta. Mi dispiace molto per questi lavoratori, aggiunge il commissario Maria Grazia Brandara, ai quali va la mia piena solidarietà. I contrattisti rappresentano l'ossatura di ogni comune, si tratta di un patrimonio che non possiamo permetterci di perdere. Perciò le nostre scelte sono indirizzate alla salvaguardia dei posti di lavoro. La politica e il Movimento 5 Stelle si prepara alle prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2015 anche a Licata. Stasera alle 20 è previsto un incontro con il parlamentare regionale Matteo Mangiacavallo che servirà a definire le linee guida per la composizione della lista da presentare per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la scelta del candidato a sindaco, lo rende noto il Meetup di Licata. È stato organizzato dal coordinamento Nopeos per venerdì 19 dicembre alle 16.30 nell'ex convento del Carmine a Licata il convegno sul tema Un mare da mare, i perché del no ai parchi eolici offshore. Dopo i saluti al commissario straordinario e del presidente del consiglio comunale rispettivamente Maria Grazia Brandara e Saverio Pratamone, interverranno Sebastiano Tusa, direttore della soprintendenza del mare per la regione siciliana, e quindi Emilio Giudice, responsabile della riserva orientale
ambientata di Gela. Maurizio Cellura del Dipartimento di Ricerche Energetiche Ambientali presso l'Università di Palermo, ma anche l'ex commissario comune di Licata, Dario Cartabellotto, attuale direttore regionale del Dipartimento della Pesca. Ci sarà anche Giuseppe Marinello, presidente della Commissione Ambiente del Senato del Nuovo Centrodestra. Il Baby Consiglio Comunale, eletto il 25 novembre scorso, è stato convocato per sabato 13 dicembre alle 10 presso la sala consiliare del Comune di Licata per procedere alle operazioni di insediamento e alle successive elezioni del nuovo Baby Sindaco e del suo vice. A stabilirlo è stato il Presidente del Consiglio Comunale, Saverio Platamone. L'Associazione Nazionale dei Malati Reumatici, sezione di Agrigento, per sabato 13 dicembre dalle 10 alle 13 organizza la giornata di solidarietà del malato reumatico. Lo rende noto la Presidente Anita Bucolo. Nella sala conferenze dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento si terrà un momento di confronto tra associazione, medici e popolazione con la partecipazione di alcuni reumatologi. Nella prospettiva della prevenzione saranno somministrati test di screening a cui la popolazione potrà accedere gratuitamente e che verranno valutati dai medici presenti al fine di identificare precocemente eventuali sintomi di patologie reumatiche. Adesso parliamo del Natale. C'è molta delusione tra i cittadini di Licata per il misero albero allestito dall'amministrazione comunale in piazza Progresso. Sui social si scatena l'ironia. Vediamo. È al solito posto, ma di una insolita tristezza. L'albero sistemato dal comune di Licata al centro della piazza Progresso sta facendo parlare di sé e non certo per esprimere giudizi positivi. I licatesi che passeggiano al corso guardano questo misero albero e ridono. Sul social network Facebook la foto postata dall'uomo degli altri tempi ha avuto commenti ridondanti ed ha scatenato l'ilarità di tante persone. L'albero più figo d'Italia, commenta Davide Catania, mentre Ornella Consagra ironicamente si accontenta. Io dico che sempre è meglio di niente, almeno è un simbolo. Sarà senza palline, io ringrazio chi l'ha messo e poi ci rispecchia tanto, è povero come la nostra città. Insorge Rosalia Foresta, meglio di niente, tutte queste tasse che paghiamo dove vanno a finire? Paghiamo parcheggi, spazzatura, luci delle strade, i soldi se li mangiano loro e noi facciamo la fame. Loro diventano ricchi sui nostri sacrifici e ci vuole una rivoluzione, ecco cosa ci vuole a Licata, vergogna. Si fanno avanti anche i nostalgici dell'amministrazione Balsamo. No, Licata in mano a Forestieri, posta Silvana Davanteri. Bravi a tutti i critici, adesso sarete contenti che non c'è più Balsamo. Avete la Licata che vi meritate. Concorda con Davanteri l'energica Ornella Consagra. Infatti stanno solo a lamentarsi, scrive, come fanno sempre. L'anno scorso è stato un bel Natale. Io non ho votato Balsamo, ma è stato l'unico a farci vedere un bel Natale. Giusy Lombardo vive in Germania ed attraverso Facebook ha visto quest'albero e posta. Quest'albero fa venire il mal di pancia e le lacrime agli occhi. Mettete voi cittadini un po' di palle, sperando che i cosiddetti responsabili non si rubano anche quelle. Meglio buttarlo giù sta schifezza. A me dalla Germania duole il cuore vederlo, figuriamoci i cittadini che ci passano tutti i giorni. Povera Licata mia! Propositivo invece il post di Marta Sciarrotta. Adottiamo l'albero che sta a fianco alla torre dell'orologio. Ogni cittadino porti delle palle colorate, fiocchi e quant'altro e vedrete che a costo zero ci sarà un albero di Natale degno di tale nome. No stu schifio. Ed a proposito delle festività di Natale, le associazioni di volontariato hanno organizzato due eventi a Licata. La festa dell'albero si terrà domenica 14 dicembre, mentre la giornata del dono è prevista per il 21 dicembre. Il servizio. Le associazioni di volontariato di Licata, l'AIAD, l'Associazione Italiana Abilità Diverse, l'AIDO, Gruppo Giuseppe Cammalleri, la Croce Rossa, l'UNAC, il CIF, il CAV, Centro Aiuto per la Vita, l'Associazione Nazionale Carabinieri, le Benemerite, Cittadinanza Attiva, l'Oratorio Sabucci, l'OASI Nostra Signora di Fatima, la Procivis, gli Angeli della Vita hanno organizzato a titolo gratuito due eventi per allietare questi giorni di festa. Lo rende noto Viviana Giglia. Il primo appunto L'appuntamento è fissato per domenica 14 dicembre per la giornata dell'albero presso Piazza Progresso. Alle 10 tutti i bambini sono invitati ad accompagnare i loro genitori per poter tutti assieme addobbare l'albero della città.
L'evento, spiega Viviana Giglia, nasce in un primo momento vista la presenza di gruppi di ragazzi diversamente abili che hanno già realizzato per l'occasione molti addobbi con il coinvolgimento delle scuole cittadine per creare un momento di integrazione nel quale, tramite l'impegno e lo spirito di festa dei bambini, si crei una sinergia che abbatta le barriere mentali. I bambini sono anime pure e non temono le differenze. Tutti assieme siamo la nostra ricata. La città è casa nostra e come tale va trattata. Sarà allestito uno stand dove sarà possibile per chi lo volesse creare al momento il proprio decoro e pensiero. Il secondo appuntamento è per domenica 21 dicembre dalle 9 alle 13 in piazza Sant'Angelo per la giornata del dono, un dono per un sorriso. Le associazioni di volontariato saranno presenti in piazza per ricevere un dono dai bambini, indumenti, giocattoli ed altro materiale che verranno devoluti a tutti quei bambini meno fortunati. In chiusura una notizia di sport, novità in casa Accademia Licata, licenziato Domicoli mentre Coff resta alla corte dell'allenatore Carmelo Giordano. La squadra gialloblu si sta preparando alla sfida di domenica prossima a Palermo contro il Delfini Vergine Maria. Non ci sarà Angelo Iannello, espulso durante l'ultima gara a Castel Termini. Questa è l'ultima notizia, il TG Alfa finisce qui, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.